Bene, amici del Primo.net, eccolo qui, HTC Grazia, sotto la nostra lente per questa prima recensione del 2011. Innanzitutto buon anno a tutti. Eccolo qui, nelle fattezze vi ricorderà HTC HD Mini, vediamo la dotazione, la batteria da 1200 mAh, poi sotto la parte superiore, se riusciamo ad aprirla, eccola qua. Garanzia, accessori e poco più, auricolare con jack standard da 3,5 e cuffiette molto buone, bianche, non in ear, non abbiamo ancora aperto la confezione, come vedete è ancora sigillata, cavo dati USB, micro USB e carica batterie, tutto in bianco perché il telefono è, come vedete, bianco. Ovviamente c'è anche la versione nera, lo potete vedere sul sito della HTC, compresa anche una micro SD da 2 GB, noi usiamo la nostra da 16 per testare il telefono con una memoria piena di video, musica, eccetera eccetera eccetera. Lo accendiamo, il telefono ha a bordo Android 2.2 Froyo, è completissimo nonostante la compattezza delle dimensioni, infatti misura 57,7, 11,7 per 103,8 mm per un peso di 115 grammi, quindi anche molto leggero, davvero compatto e piacevolissimo da maneggiare. Anteriormente, oltre alla griglia dove è alloggiato l'altoparlante di sistema e il LED di stato, troviamo il pulsante fisico del pad ottico, 4 pulsanti touchscreen on, menu, indietro e cerca, il pulsante sopra di accensione e standby e il jack da 3,5. Dietro la cam da 5 megapixel, purtroppo senza flash LED ma con autofocus, e l'altoparlante di sistema. Posizione un po' infelice perché quando appoggiamo il telefono su superfici soprattutto morbide, il volume della suoneria diventa problematico e difficilmente si riescono a percepire chiamate e messaggi. Sotto, ingresso per il microfono e ingresso per la micro USB, mentre sul lato sinistro, come vedete, più e meno questa barretta per alzare e abbassare il volume. Il telefono si è acceso, vediamo il display, molto bella come unità, pur non essendo AMOLED, è un 320x480 pixel, 3,2 pollici, capacitivo. Il processore di questo telefono è a soli 600 MHz, ma quello che ci ha stupito è la fluidità del telefono, di ogni menu, nonostante la potenza e il clock basso del processore. Wi-Fi B e G, in questo caso siamo collegati in Wi-Fi, lo eliminiamo così vediamo la velocità di navigazione in HSPA, quindi upload e download veloce, Bluetooth 2.1, bussola digitale, accelerometro, sensore di prossimità e di luminosità, e questo telefono ha anche la radio FM, quindi caratteristiche tecniche davvero interessanti. Come vedete sono entrato nel menu, ve lo faccio scorrere in alto e in basso e la fluidità è davvero notevole, non abbiamo lag o scattosità di nessun tipo. Iniziamo subito con la navigazione internet, entriamo nel menu dedicato, telefonio.net, ce l'avevamo già sotto mano, eccolo qui, velocità di navigazione web abbastanza buona, aspettiamo un attimo il caricamento dati dalla rete. Qui è un problema probabilmente di 3, non tanto dell'HTC, perché lo sorvoliamo subito, attiviamo il wifi e faccio vedere come la navigazione sia davvero veloce. 3 in questi giorni ha qualche problemino qui a Milano, dobbiamo ammettere che il gestore in questo periodo ci sta facendo un pochino impazzire per quanto riguarda la ricezione. Ok, si è agganciato alla rete wifi, ci siamo, ecco il caricamento della pagina, pinch to zoom, anche il pan nella pagina è fluido, proviamo ad aprire una news e
anche in fase di apertura riusciamo a navigare e a zoomare in maniera abbastanza fluida, sicuramente più fluida di altri telefoni con processori ben più blasonati. Vedete, anche la rotazione è decisamente veloce nonostante la pagina sia ancora in fase di caricamento, quindi davvero un browser molto molto interessante. Presente il Flash Player che dà una marcia in più a questo pur ottimo browser. Torniamo indietro, andiamo nella messaggistica, ovviamente presente la Sense, quindi molto molto funzionale in ogni suo aspetto. Tastierino che può essere numerico T9, alfanumerico quindi, o semi QWERTY. Funziona benissimo sia in verticale sia in orizzontale. La tastiera di HTC rimane una delle migliori per quanto riguarda il layout, questa funziona molto bene. Quando andiamo a digitare molto molto velocemente, quindi quando le due dita quasi si sovrappongono, abbiamo qualche problemino di velocità, ma sono davvero problemi rari. Se andiamo alla velocità normale non abbiamo nessun tipo di delay o di problema. Dicevamo Sense. Sense cosa vuol dire? Vuol dire che i social network e tutte le interazioni web che abbiamo con i nostri contatti, tweet piuttosto che Facebook, sono assolutamente integrate. Infatti c'è sia l'applicazione Facebook di Android standard, sia FriendStream, che è l'applicazione dedicata di HTC a Twitter e a Facebook. Questo ci consente di entrare in Facebook, vedere lo stato degli aggiornamenti, le fotografie dei nostri contatti o i collegamenti. Tutto ciò è possibile averlo anche nei contatti. Entriamo nella ricerca contatti. Abbiamo il nostro contatto di prova, adesso non abbiamo interazioni con Facebook su questo contatto, ma come vedete possiamo vedere anche i messaggi scambiati col contatto, posta, aggiornamento eventi, che praticamente è l'aggiornamento di Facebook, la galleria e la cronologia delle chiamate. Ovviamente la galleria è possibile collegarla anche alla galleria di Facebook o di Flickr, quindi un'integrazione davvero interessante e notevole. Posta, nessun problema, sia in HTML sia l'IMAP vengono gestiti splendidamente, e anche qua abbiamo le varie funzioni di aggregazione della Sense. Abbiamo anche il pinch to zoom nella posta elettronica. Andiamo nel menu telefono, molto comodo il fatto di poter ricercare direttamente dal tastino telefonico un contatto in rubrica, ma cancelliamo e chiamiamo il 139, attiviamo il via voce, alziamo il volume. Allora, il volume della mia voce non è altissimo, quindi un veloce abbastanza inutile, ma la qualità della chiamata dall'altoparlante di sistema è decisamente molto molto buona, con un volume anche alto, ricezione che non ci ha dato il benché minimo problema. Passiamo alla multimedialità, andiamo prima alla fotocamera, siamo qua, fotocamera diciamo prima a 5 megapixel, con autofocus. Infatti quando sfioriamo la trackball il telefono inizia con la messa a fuoco, se premiamo più a fondo ovviamente parte lo scatto. Condivisione solita sui social network piuttosto che per email. Vi faccio vedere anche le opzioni che questo HTC offre per quanto riguarda le impostazioni della fotocamera. E vi faccio vedere la videocamera, anche qua con le impostazioni, come vedete la risoluzione massima 640x480 pixel, e vi dico subito che le fotografie hanno una qualità che definirei discreta e i video idem, forse la risoluzione poteva essere un pochino più alta per una camera da 5 megapixel. Abbiamo qualche piccolo lag quando giriamo il video,
e una risoluzione, appunto, diciamo prima, non elevatissima, comunque video diciamo discreti. Queste sono le fotografie, questa è una foto macro, anche qua pinch to zoom nella camera. Come vedete, non abbiamo assolutamente rallentamenti in nessun menu del telefono. E, è proprio questo l'aspetto che ci è piaciuto di più di questo HTC. Nonostante il processore da 600 MHz, quindi un consumo di energia anche abbastanza limitato, siamo riusciti a fare tranquillamente una giornata di lavoro. Il Grazia non soffre di rallentamenti. Hotspot WiFi sia via USB sia via appunto WiFi. Tutti i programmi standard di Google, quindi Latitude, i luoghi, mappe e navigatore. Ma passiamo alla musica. Fever o Moondance, diciamo Moondance. Intanto il menu. Qui stesso problema un po' del viva voce, quindi non altissimo, un altoparlante probabilmente molto piccolo che non consente delle pressioni sonore elevate. Ovviamente con le cuffie tutto cambia e l'audio del telefono diventa discreto. Cosa dire di questo HTC? Prima di tutto diciamo che sono preinstallati molti programmi come Quick Office, Peep per il Twitter, pannello auto per usare i programmi maggiormente usati in auto, ma soprattutto vogliamo dirvi che è un telefono che ci è piaciuto parecchio perché è molto comodo, molto compatto, piccolo, leggero, portatile e soprattutto con un processore non troppo che consuma poca energia, quindi con una batteria da soli 1200 mAh, scusate, che ci porta tranquillamente a sera, ci consente prestazioni di tutto livello, di un'ottima fluidità, come potete vedere, e un telefono che nei 3 giorni di uso intenso che ne abbiamo fatto non si è mai impallato e non ha mai subito rallentamenti neanche nella navigazione web. Quindi un grazie che ci ha dato davvero delle soddisfazioni. Per telefonio.net, Andrea Galeazzi.